io. Scusami, c'è un po' di per avviata, comunque il proprio piano, Milano ha sempre spinto su un calcio, perché la difesa ha avuto qualche problema, e 150 attaccati sono abbastanza. Sì, noi abbiamo, siamo partiti anche con un buon atteggiamento, un buon ritmo, siamo stati tra virgolette troppo morbidi, io parlo dei primi due quarti in alcune situazioni dentro l'area, perché comunque al di là del tiro da tre punti, che quello loro hanno tirato con percentuali altissime in trasferta, tirare col 46% è tanto, ma dall'altra parte all'intervallo avevano tirato col 50% dentro l'area. Alla squadra ci siamo detti con l'assenza di Bozzetto che bisognava mettere più fisicità e tutti un passo in più, un corpo in più sotto il punto di vista dell'agonismo, e nell'andamento di tutta la partita non siamo riusciti a farlo se non in quei due minuti e mezzo, tre, che ci hanno consentito di pareggiare la partita 53 pari dopo un paio di minuti del terzo quarto. Infatti non a caso noi siamo riusciti a recuperare lì in quel momento, e sembrava quasi che l'abbrivio fosse passato da parte nostra. Poi invece abbiamo ripreso ad essere disattenti, troppo deconcentrati in cose semplici, perché loro non hanno fatto dei canestri di grande difficoltà, si sono riusciti sempre a passare la palla, hanno sempre trovato un giocatore libero che potesse avere un vantaggio dentro l'area o fuori dai tre punti. Sapevamo che non dovevamo farli correre, e tanto quanto siamo stati abbastanza bravi nei primi due quarti, tanto quanto siamo stati pessimi e scadenti negli ultimi due, perché troppe volte abbiamo fatto un canestro e poi l'abbiamo ripreso, perché uno non ferma la palla, perché un altro si dimentica di accoppiarsi, perché un altro sta per terra un secondo in più a protestare con l'arbitro, e queste non sono cose che in generale ci aiutano e ci fanno bene in questo momento, ma in nessun momento fondamentalmente, perché avere una squadra che pensa più alle sue cose personalmente, si fa trascinare dentro dei propri egoismi, invece di dire beh, siamo un attimo in difficoltà, la classifica è quella che è, abbiamo quattro partite comunque che ci possono aiutare a crescere e a inserire ancora di più un giocatore come la Galà. Non c'è Bozzetto, possiamo fare tutti un passo avanti e avere un'occasione che magari durante le altre situazioni non abbiamo avuto, invece alcune volte perdiamo di vista qual è l'importanza e l'urgenza della situazione, e invece pensiamo solo esclusivamente a mi ha spinto, mi ha toccato, sono caduto, quello lì, quell'altro, e così si fa tutti assieme, si fa poca strada in realtà. Latina ha giocato una partita come in grado di giocare, perché è una squadra di grandissimo talento offensivo, è la miglior squadra in attacco, ha inserito Matteo, che ovviamente non ha fatto rimpiangere l'assenza di Fabi, anzi ha messo il suo battoncino. Loro chiudono la partita al di là dei 105 punti segnati, ma con 6 giocatori in doppia cifra, cercando, come ho detto prima, sempre di trovare il giocatore che all'interno dell'azione offensiva riuscisse a prendere sempre il vantaggio migliore e la situazione migliore. Noi abbiamo dato un cattivo segnale in casa di quelli arrendevoli con la testa altrove, non va bene. Al di là dei play-out o meno, non va bene, perché il messaggio che diamo a chi ci guarda è un messaggio brutto, quando invece andiamo in trasferta, e come è successo settimana scorsa, come è successo a Rieti, ma come è successo in altre volte in cui siamo usciti sconfitti, abbiamo invece un atteggiamento sempre più combattivo, sempre più agonista e sempre meno arrendevole. Questa cosa dobbiamo capire, che noi la nostra salvezza e la nostra casa passano da qua. Abbiamo ancora un altro mese per riuscirlo a capire e per farlo nostro, perché poi non ci sarà più il tempo di continuare a dirselo, di continuare a raccontarselo, ma bisognerà andare in campo e mettere giù le ginocchia, sbucciarsele, mettere giù il culo per terra, e io non ho nessuna intenzione di, al di là di retrocedere, ma di giocare un'altra partita in questo modo, con questo scarso atteggiamento da parte di tutti.